potenti eserciti brandeburghesi ritornarono in patria dalle steppe lituane ad est per liberare le regioni nazionali dall'occupazione amburghese, quest'ultima si diresse verso sud, dando inizio al piano contro la Boemia. Il 15 aprile 1564, infatti, con l'inizio dell'assedio a Cechi, durato poco più di 5 mesi, l'esercito alleato prese velocemente il controllo della capitale boema, potendo così dirigersi verso l'unica fortezza meridionale di Plzeň. Ma l'instabilità politica non esitava ad aumentare e la grossa polveriera olandese, dopo molti decenni di confronti politici internazionali, infine esplose. Il 5 giugno 1565 il sindaco olandese, grazie al tacito e segreto supporto estero fornitogli dal re inglese William III e dal sultano ottomano Ahmed II, sfidò apertamente le rivendicazioni di dominio francesi sui nodi commerciali continentali del Mare del Nord. L'affronto olandese aveva colpito profondamente l'orgoglio e la reputazione francese, spingendola a una dichiarazione di guerra punitiva. La trappola così scattò. E da quello che doveva essere un conflitto locale si trasformò in uno scenario europeo. Da una parte Gran Bretagna, Ottomani e Olanda, mentre dall'altra Francia e Savoia. Amburgo, già coinvolta in uno scontro testa a testa con un avversario troppo potente per lei, fu costretta a rifiutare la richiesta di aiuto francese, scatenando l'ira dell'alleato e la rottura dell'alleanza tra la Città d'Oro e Luigi XIII di Valois. Nel frattempo, in Germania centrale, l'assedio di Plzeň era stato portato a compimento, lasciando la Boemia priva di alcunché forte di difesa e incapace di opporre resistenza all'occupazione totale che giunse pochi mesi più tardi. Il 10 aprile 1565 una Boemia ormai battuta dovette accettare la pace imposta dagli alleati, concedendo un risarcimento economico ad Amburgo, la rottura dell'alleanza con Brandeburgo e la liberazione dei territori di Breslau, Legnica, Glogau e Troppau. Eliminato finalmente un altro sfidante, ora sul campo di battaglia rimanevano solamente Brandeburgo contro Amburgo e Lituania. Da una parte una nazione militare forgiata nel sangue, dall'altra una realtà economica tedesca e un Moloch dell'Est. Il vincitore avrebbe modellato l'Europa a sua immagine, lo sconfitto sarebbe stato dimenticato. Buon salve a tutti ragazzi, un saluto da Mette, bentornati su Nerd is the Way, bentornati sul mio canale, bentornati con la nostra visuale, possiamo dire pressoché mondiale, dato che si sta allargando sempre di più puntata dopo puntata, e bentornati ovviamente con la nostra campagna di Europa Universalis 4 con Amburgo e con la guerra contro Brandeburgo. Il primo vero grosso conflitto, possiamo dire quasi uno contro uno, per cercare di eliminare da subito finalmente uno dei principali avversari di tutta la nostra prima fase della campagna, cioè Brandeburgo e Boemia. Dunque, prima di iniziare e di fare i dovuti ringraziamenti a tutti voi, permettetemi di fare un piccolo annuncio. Vi volevo avvisare che molto probabilmente i prossimi episodi di Europa Universalis 4 o delle serie alternative potrebbero venire pubblicati massimo un giorno dopo o in serata del giorno stesso, quindi del lunedì e del venerdì. Questo perché? Perché in questi giorni mi sto organizzando per traslocare da casa e spostarmi quindi in un nuovo appartamento con la mia ragazza, quindi per ovvi motivi non è semplice riuscire a far coincidere registrare l'episodio, editarli, creare l'introduzione, pubblicarli e al contempo lavorare e fare il trasloco, quindi si cerca ovviamente di fare il possibile. Nel momento in cui invece mi sarò stabilito dall'altra parte sarà molto più semplice, molto più pratico, e quindi non ci dovranno essere particolari problemi. Però sappiate che nel caso in cui sul Discord farò presente di un possibile ritardo sarà per questi motivi. Quindi se volete sempre essere aggiornati, sia per problemi o meno, o per domande relative alle serie, non vi dimenticate di entrare nel mio Discord. Ci sono tante persone con le quali potete chiacchierare, parlare riguardo agli argomenti Paradox e giochi Paradox, ma soprattutto avrete le news aggiornate in tempo reale al minuto sulla pubblicazione dei nuovi video.
Detto questo, passiamo ai ringraziamenti di coloro che mi hanno dato dei consigli nello scorso episodio, quindi davvero un grazie molto sentito ai miei consiglieri Marco Loprieno, Sebastiano Brogiato, Lavius00 e Praise the Durtu. Grazie mille a tutti voi. Apprezzo il fatto che alcuni di voi siano stati alcuni favorevoli, alcuni no, alla mossa che ho deciso di fare per cercare di fermare la Boemia dall'espandersi e quindi perdere pressoché un episodio e tutti i territori conquistati a Brandeburgo per cercare di frammentare la Boemia, perché comunque non sono ancora un esperto del titolo, quindi se effettivamente le vostre critiche sono argomentate, questo che mi piace molto di voi, si verificheranno e si confermeranno nel corso del gioco, della partita, mi permetterà di capire meglio a posteriori gli errori che ho fatto e così nelle prossime campagne di non ripeterli. Quindi davvero grazie mille, mi raccomando datemi sempre dei consigli o opinioni quando ritenete che delle scelte che ho attuato non siano state della miglior tipologia, mettiamola così. Detto questo, direi che possiamo iniziare a zoomare e vedere un po' la nostra situazione. Dunque, come vedete, la Lituania sta iniziando a giungere da est, mentre noi stiamo giungendo da ovest. Allora, il mio obiettivo al momento è quello di cercare di spingersi man mano da ovest verso est, sperando che la Lituania faccia altrettanto, dopodiché riunirsi e sperare in un'occupazione totale di Brandeburgo. La cosa che però vorrei evitare è uno scontro diretto con Brandeburgo senza il supporto lituano. Quindi facciamo partire il nostro timer, andiamo a velocità 3 e facciamo tremendamente attenzione a dove si possano, eccoli qua, trovare i brandeburghesi. Allora, vediamo dove vanno. Ok, vanno a nord, la cosa mi piace. Allora, a questo punto, visto che vanno a nord, io tenterei un azzardo. Sposterei giusto 3.000 uomini, non tanti, per liberare questi due territori che sono un po' più separati, cioè occupare questi territori che sono un po' più separati, e prendere Lukemark, magari. Lukemark è questo, perfetto. Quindi andiamo a prendere 1.000 uomini e li spostiamo qua. Perfetto, via. Allora, vediamo un po'. Questi Toppau. Ok, non è contro di noi. Va bene. Per un attimo pensavo che fossero nostri avversari o alleati. Fermi. Abbiamo occupato questo territorio, quindi scendiamo su Brandeburgo, che è assolutamente un punto, possiamo dire, quasi fondamentale del nostro, della nostra guerra, oltre a Uckermark, perché Brandeburgo ci servirà per formare la Germania. Quindi il fatto di avere già adesso Brandeburgo sarà senza dubbio di enorme, enorme aiuto. Tra l'altro, fermi tutti, vedo che ci sono 6.000 uomini qua. Quindi spostiamoci magari non troppo. No. Spostiamoci magari qua, ok? E questi qua. No. Li racchiudiamo qua. Vediamo un po' dove sta andando. L'assedio di Brandeburgo è finito, molto bene. Loro però mi sa che si stanno racchiudendo qua. Quindi, bando alle ciance, portiamo i nostri uomini indietro. Non voglio creare un assedio, cioè non voglio creare uno scontro con Brandeburgo mentre ci sono loro nelle vicinanze. Quello che vorrei sperare sarebbe in un
uno scontro contro questo grosso nucleo di uomini. Quindi proviamo a dirigere le nostre armate lontano. Fermi. Declina. Mannaggia, ci hanno preso. Speriamo che ci vengano a dare una mano. No. Allora, fermi tutti. Possiamo allontanarli? 7 aprile. Allora, questi li facciamo. Mannaggia, mannaggia. Speravo di riuscire ad allontanarli. Porca miseria. Va bene, poco male, poco male. Perché volevo ricongiungermi con l'esercito, ma molto probabilmente mi sono spostato troppo tardi. Peccato. Allora, vediamo di giocarcela bene. Riunifichiamo i nostri eserciti. Perfetto. Brandeburgo è entrato in contatto con la provincia. Quindi non credo che dovrebbe avere grossi problemi. Vediamo un po' dove vogliono andare loro. Qua abbiamo i ribelli nobili che cercano di prendere Brandeburgo. Scambio colombiano. Ok. Va bene, ok, hanno avuto dei miglioramenti nel commercio, ma noi adesso dobbiamo fare attenzione su altro. Vediamo un po', proviamo a fare una piccola sortita e vedere se riusciamo a prendere i territori che sono qua. Ok, stanno arrivando anche i 16.000. Proviamo a vedere. Allora, fermi tutti. Questi rifiutiamo. Questo rifiutiamo. Ok. Fermi. Questi dove stanno andando? A Greenswald? Stanno andando quassù. Allora, questi invece stanno andando a Mecklenburg. Ok, facciamoli scendere qua a Potsdam. Questi vanno ad Alberg. Ottimo. Ripaghiamo il debito. Controlliamo solo che non ce ne siano altri. Perché non mi piacerebbe molto avere. Ok, non ne ho. Molto bene. Perfetto, e adesso con questo direi che abbiamo interamente occupato Brandeburgo perché siamo al 99%. Molto bene. Ottimo. Mi piace. Uff, è andata bene, è andata bene. Vediamo se effettivamente vogliono andare a battere Brandeburgo. Voglio prendere i soldi perché adesso ci serviranno. Esatto, quello che immaginavo. Così possiamo andare ad abbracciare la nostra istituzione. Molto bene. Adesso prendiamo 1.000 uomini. Molto bene. E questi 25.800 li portiamo invece qua. No, dove vai? Dove vai? Va bene, come non detto, siamo al 100%, quindi andiamo a fare una pace con Brandeburgo. Allora, vi dico già in anticipo che io sono andato a studiarmi quello che tanti di voi mi hanno detto, cioè
andare a prendere un sacco di territori e poi cambiare la forma statale per ridurre a zero l'aggressive expansion. Mi sono andato a informare un po' nei forum, un pochino nei gruppi Facebook, un po' online sulla wiki, ma mi hanno detto tutti cose contrastanti. Certi mi hanno detto di sì, altri mi hanno detto di no. Quindi io, per evitare il problema, sapete cosa ho fatto? Ho aperto Europa Universalis 4, ho fatto una partita da zero con uno stato italiano, ho usato i cheat per cercare di annettere quanti più territori possibili. Dopodiché mi sono aggiunto tutti i vari punti necessari per formare la nazione, una nazione successiva, poi ho fatto la guerra e ho aggiunto la nazione, ho aggiunto lo Stato avendo il rischio di creare una coalizione. Dopodiché ho fatto il passaggio di Stato per vedere se questa cosa si verificava. Purtroppo la cosa non si è verificata. L'aggressive expansion non è diminuita. Quindi, onde evitare di nuovo la formazione di un'ulteriore guerra di coalizione, dato che in questa serie, come vedete, siamo sempre stati perennemente in guerra, cercherò di giocare in maniera più pacifica, più pacata. Quindi, andiamo a prendere subito tutti i soldi che hanno. Una cosa che vorrò prendere di sicuro sarà questi due territori. Perché Brandeburgo? Perché, come vi dicevo, sarà fondamentale avere Brandeburgo per formare la Germania. Mentre vorrei provare a vedere se riusciamo a prendere qualche territorio. Allora, probabilmente ne possiamo prendere solo tre. Allora, vediamo qual è il più ricco di quelli confinanti. Qua abbiamo un 8, qua un 7, qua un 14, qua un 11. Quindi sono questi due. Allora, proviamo a vedere. Anhalt, Ruppin, Brunswick, Deschmarsten, Münster, Hesse, Ragenburg. Qui invece molti meno. Qui invece molti meno. Allora, andiamo a prendere più che altro magari questo. Però qua rischiamo davvero di avere una coalizione immensa. Perché scusate, allora, Anhalt, Brandeburg, Ruppin, Brunswick. Ah no, ecco, no, infatti c'è altra gente. Anhalt, Brandenburg, Ruppin e Brunswick. 64 e 61. Invece qua 55, 52 vuol dire molto. Allora, mettiamo anche le war reparation. No, non facciamo nulla di questo. E direi che a questo punto siamo abbastanza tranquilli. Nel senso che non voglio far nascere una coalizione, quindi rimaniamo così all'89% di offerta e andiamo ad accettare. Bam! Guardate che bella! Guardate che bello! Brandeburgo che si espande ulteriormente, tagliando brutalmente Brandeburgo. Cioè, scusate, Amburgo si espande ulteriormente tagliando Brandeburgo a metà. Ora, iniziamo a fare la cosa interessante. Dunque, prima di tutto, prima di ogni cosa, andiamo a ridurre, ad aumentare, scusate, l'autonomia locale nelle zone un pochino più bellicose. Perfetto, molto bene. Dopodiché andiamo a ridurre il nostro mantenimento, perfetto, e anche la nostra corruzione. Perfetto. Dopodiché andiamo a fare i core. Vediamo solo un attimo se possiamo farli a breve. Sì, teoricamente sì. Quindi direi che magari potrebbe avere un senso farli ora. Perfetto.
E alla luce di questo possiamo finalmente far passare le diverse riforme. Allora, il Test Act ci permette di avere forza dei missionari, tolleranza verso gli eretici, mi piace, molto bene. National Tax Modifier, mi piace. Missionary Strength, e ovviamente adesso il 13 di dicembre del 1566 Amburgo diventa ufficialmente Hannover. Teniamo le nuove andiamo a prendere le nuove tradizioni ed ecco a voi il bel verde di Hannover che compare finalmente sulla nostra mappa. So già che mi farà stranissimo giocare con questo colore perché è lo stesso colore dell'Italia nella scorsa campagna, quindi mi sembrerà di avere tipo una colonia italiana in Nord Europa, ma va bene. Bene, scusate, pausetta per bere. Alla luce di questo, dunque, vediamo un po' che cosa fare. Abbiamo la possibilità di prendere una nuova idea o investire in altre idee. Bel problema, dato che siamo indietro. Bel problema. Allora. Aspettiamo a questo punto, aspettiamo e continuiamo a lavorare su questo livello. La Francia ci richiede un accesso perché è in guerra. Accettiamo, andiamo a migliorare le relazioni ovviamente. Perché, scusate? Perché la Lituania è sconosciuta? Ah, perché forse deve passare un mese? Vediamo un attimo. Ah, ecco, sì, infatti, ok. Alleanza difensiva. Miglioriamo le relazioni. Dopodiché direi che possiamo magari provare ad espandere un po' il nostro interesse. Nel senso che ci servono degli alleati in più. Moscovia, no. Gran Bretagna. Addirittura ha un'opinione di meno 1000. Santo cielo. Santo cielo, addirittura. Vabbè, proviamo a migliorare le relazioni con la Gran Bretagna. Male non fa. Di sicuro male non fa. Poi, partiamo subito a livello 5 e andiamo adesso ad approfittare del tempo per fare un pochino di restauro. Allora, la nostra bella marina commerciale, com'è messa? Possiamo fare 3 navi. Quindi mi sembra una cosa ottima per andare a fare le nostre belle 3 caravelle, così da potenziare il nostro snodo commerciale a Lubecca. Alla luce di questo, tra l'altro, io ho notato che alcuni di voi mi avevano consigliato di aumentare il mercantilismo. Cosa che effettivamente però io non so fare. Se voi sapete dirmi più nel dettaglio come andare ad aumentare il mercantilismo e così da avere un guadagno aggiunto maggiore degli introiti dal commercio, la cosa sicuramente mi farebbe molto molto piacere. Qua ovviamente c'è la Boemia che ci chiede di restituire. Che cosa? Luca e Mark ovviamente rifiutiamo, senza neanche pensarci 2 volte. E continuiamo ad andare avanti e adesso magari provare a vedere se effettivamente i nuovi territori che abbiamo preso, che sono questi qua, perfetto. Vediamo un po', qua Brandeburgo ha un centro di commercio, molto bene, ok, e lui ha un centro di commercio, perfetto. Quindi direi di costruire in entrambi. Marketplace, perfetto, c'è già.
E il marketplace c'è già, perfetto, ottimo. Molto molto bene, molto molto bene. Quindi quello che io però vorrei anche fare era andare a potenziare i punti diplomatici per potenziare Lubecca. Però il fatto è che noi siamo anche indietro di tecnologie diplomatiche e dobbiamo prendere l'altro nostro. L'altro nostro. Le idee. Quindi, sinceramente, sinceramente, non so. Il fatto è che adesso siamo sopra del 25%, quindi direi che possiamo passare le idee di influenza, le cose mi piace, così magari riusciamo anche a finirle, Dio grazia. Vediamo un po' che cosa abbiamo qua. Advisor, tregua, questo lo togliamo. War Exhaustion si abbasserà da sola. Abbiamo la possibilità di costruire. Che cosa? Le manifatture. Ok. Ma scusate, questi sono la Savoia? La Savoia è in guerra con. Ah, ok, sempre contro gli altri. Ok, perfetto. Vediamo un pochino cosa. Cosa ci dice? Ok, allora abbiamo migliorato le relazioni con la Lituania al massimo. Le Friesland si sono unite. Ok, si sono unite all'Olanda. Ma scusate, le Friesland non erano. Le Friesland. Non vorrei dire una stronzata, ma. Le Friesland non erano roba mia? O forse mi sbaglio? No, la nostra era l'Esfrisia. La nostra era l'Esfrisia. È vero, è vero, è vero. Per un attimo avevo un non so che di pensiero che i nostri territori fossero, avessero deciso di darsi dell'autonomia a caso e spostarsi. Così, senza motivi. Nel mentre vedo che il tempo è pressoché finito, ma adesso dovremo fare molta attenzione per cercare di non andare a far salire troppo le fazioni ribelli che si trovano nel nostro stato. Purtroppo ci è morto l'advisor, mi sa che era quello. Esatto, sì. Poco male, poco male. Direi che tanto non dovremmo mettercela chissà che, chissà quanto almeno. Abbiamo più 10, quindi forse magari possiamo anche rischiare di prendere di nuovo un altro. Ma uno che ne dà 3 non ce n'è? Così per dire, eh? No, niente, ci dà sempre lo stesso, pace. Va bene, prendiamo lui. Pace. Intanto i nostri ribelli sono sempre all'80, perfetto, li abbiamo inseriti nel patrimonio. Mi piace molto. Andiamo a fare gli ultimi core. Tra pochissimo avremo anche Brandeburgo nei nostri domini e qua inizieremo poi a fare i giochi di alto livello. Molto bene. Abbiamo l'elezione, andiamo a prendere un diplomatico. Due mesi e avremo finalmente le nostre navi. Andiamo a fare anche lo stato qua a Brandeburgo e andiamo a fare il core. Perfetto. Andiamo a convertire. Semplicemente perfetto. E guadagniamo, vediamo un pochino, il prossimo mese 4,66. Mi piace molto come cosa, mi piace davvero molto. Quindi le nostre tre belle navi, mancano 30, quindi prendiamo queste
e le portiamo qua. Mentre i nostri diplomatici direi che possono iniziare a stringere qualche legame con la Danimarca? Non lo so. O con la Norvegia, magari, che è alleata di Sassonia. Non lo so, non lo so, non lo so. Sinceramente non saprei. Aragona, che cos'è? Napoli e Venezia. Anche Venezia effettivamente è abbastanza grossa. Polonia, Aragona e Savoia. Non saprei, non saprei. Svezia com'è messa? Non saprei proprio. Perché non abbiamo un sacco di realtà molto forti in Europa. Non abbiamo molte realtà potenti. E mi sa che ci siamo anche fumati la possibilità di avere un'alleanza con loro. Mosca quanto è forte dal punto di vista militare? È debolissima. Mosca è debolissima. Oh, ragazzi, io provo a migliorare le relazioni con la Danimarca, sperando che tutto vada per il meglio. Così vediamo un po' cosa succede. Ok, abbiamo le nostre tre navi, quindi le portiamo qua insieme a tutte queste e le diamo l'opzione di Protect Trade a Lubecca. Perfetto. Adesso vediamo come va da 3,63 a 4,97. Perfetto. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Abbiamo migliorato le relazioni al massimo con la Gran Bretagna, direi di mantenerle. E adesso è solo una questione di attesa, di pace e di relax, cercare un attimino di riuscire a fare il possibile. Dunque, proviamo a vedere se magari possiamo fare qualcosa di preciso. 362, 362, 2, 330, 250. Munster con chi è alleata? Con Dishmasten e Holland. E Holland è qua. Nederland, sempre Ottomani e Gran Bretagna. Che palle! Va bene, proviamo a fare una roba di questo tipo. Così, giusto per non saperne leggere né scrivere. Iniziamo un big spy network su Munster. Anzi, proviamo a vedere per creare la Germania. Dobbiamo andare a prendere che territori? Dobbiamo scendere parecchio, parecchio a sud. Parecchio, parecchio a sud. Quindi effettivamente una guerra tra Holland e Munster mi servirebbe. Sì, quindi va bene, facciamo il Big Spy Network. C'è morto il generale e direi che a questo punto siamo abbastanza tranquilli. Signori, io vi dico già che prima di andare a prendere delle nuove idee, vorrei senza dubbio andare a terminare quanto prima le idee di influenza, dato che siamo indietro. Dopodiché andare a prendere il nuovo slot di idee. Sarebbe carino magari prendere uno slot di idee militari. Non vorrei eccessivamente sbagliarmi. Ma ditemi magari.
Ditemi magari voi che cosa ne pensate a riguardo. Magari potrebbe essere carino andare a prendere qualcosa sulle idee di qualità oppure qualcosa sulle idee offensive. Quello che vorrei fare senza dubbio però è anche andare a costruire una nuova linea di forti di difesa che possiamo dire sinceramente manca, anche perché adesso la capitale è qua giù ad Hannover, mi piacerebbe andare a creare un po' una linea difensiva, quindi magari metterne uno qua e metterne almeno un altro forte a Wismar. Comunque, come vi dicevo, andiamo a... Ditemi anche voi che cosa ne pensate al riguardo e se ritenete che sia la scelta migliore, quella che vi proponevo per quanto riguarda le nostre idee militari che vorrei prendere poi in futuro. Ovviamente, se ritenete che non sia la scelta migliore, ditemi voi che cosa ne pensate. Vi lascio lo slot qui aperto per le idee. Provate a vedere voi. Ovviamente, ogni consiglio è ben accetto. Come vedete, il lato positivo, stiamo riducendo enormemente le nostre fazioni ribelle e ormai siamo arrivati alla fine del nostro episodio, quindi direi che ci possiamo ampiamente salutare con la nascita di Hannover. Finalmente è terminato il nostro episodio e anche con la presa della nostra nuova idea che ci dà Diplomatic Influence. Alla luce di questo, mi raccomando, datemi un consiglio su quali possono essere le nostre idee che possiamo andare a prendere. Mi raccomando, datemi la vostra opinione. E che dire, ci vediamo il prossimo episodio, in questo caso lunedì, con un altro appuntamento per Europa Universalis 4 con Hannover. E invece mercoledì prossimo con un altro episodio della nostra serie di supporto di The Banner Saga. Mi raccomando, state pronti e preparatevi perché dal prossimo episodio avrete l'introduzione e l'intro documentaristica con la musica e tutto dedicata ad Hannover. Ciao ragazzi, a presto!